altro volume che sarà una sorpresa. Prego. Io volevo dire un paio di cose brevemente. Intanto questo discorso sulla morte dell'arte è stata un'invenzione dei critici per diventare protagonisti e scandalizzare la borghesia. L'arte non muore, ogni volta che nasce un pittore nasce l'arte. Quando non c'è il pittore l'arte è viva, è morto il pittore. Cioè se il pittore non mai dipinge, non è che la pittura è morta, non esiste il pittore. Ogni volta che nasce il pittore nasce la pittura. Nasce Van Gogh e nasce la pittura. Ma a proposito dei critici che hanno inventato queste storie, io sono, non voglio fare il critico ai critici, non voglio essere giudice niente, io voglio essere testimone, testimone che resiste a una situazione, che il messaggio dell'arte oggi non arriva. Le ragioni sono molteplici, però il messaggio dell'arte non arriva al fruitore. Non bastano i media, le televisioni, proprio non arriva. Un po' c'è anche la circostanza che una volta i pittori, gli scultori, io parlo del settore dell'arte, erano i commissari per gli inviti alle biennali, alle triennali, alle quadriennali, di Venezia fino a Roma. Mano a mano questa storia della morte dell'arte, il critico ha preso il sopravvento. Dopo essere critico si è diventato critico manager. Allora è lui che decide tutto e ha tolto agli artisti la responsabilità di creare le forme della nostra epoca, utilizzando gli artigiani che ubbidiscono alle ideologie del critico. Allora su questo poi si innesta una serie di leggi, tra le quali quella di detrarre dalle tasse la cifra che uno spende per le opere d'arte. Quindi non è più il collezionista amatore che va a scegliere l'opera d'arte, è l'industriale che deve detrarre un certo numero di soldi, demanda al critico manager di acquistare delle opere per la cifra che deve detrarre. Queste opere vengono comprate dal critico manager e compra le opere dell'artigiano che esegue sotto dettatura le sue ideologie. Non può prendere quello dell'artista, perché l'artista è un disubbidiente assoluto anche a se stesso, non ubbidisce a nessuno. Che cosa succede? Queste opere, una volta acquistate, finiscono nei magazzini dell'industriale che l'ha fatta comprare, ma non le guarderà mai, perché non gli interessa, se no avrebbe andato lui a sceglierle. Allora il messaggio non arriva più, va in cantina. Allora io qui adesso faccio un plauso all'amico professor Armando, perché oltre a fare le opere letterarie sui pittori, quindi divulgano, c'è una divulgazione di questa opera, poi ha messo a disposizione un museo aperto continuamente dove uno può leggere il messaggio. Patrizio Bandino, no? Fa una aggiunta a quanto enunciato, quella cosa che aveva preparato che poi non ha esposto perché ha detto un'altra cosa, allora lo interpelliamo e non sappiamo più se sulla prima o sulla seconda. Prego. Il racconto mancato ieri l'altro trova ora la sua occasione. Una storia per distrarmi. Come è giunta la modernità in un paese della Barbagia, in un paese delle maschere della Sardegna centrale? Barbagia, barbarie, così i romani l'hanno chiamata, perché non riuscirono a conquistarla definitivamente. Barbarie e modernità. Non arriva con le ali degli aquiloni, arriva con due camion, con i rimorchi, pieni di oggetti.
nel corso del paese e c'è una data precisa, la vigilia della festa del patrono, il 23 maggio, San Giorgio Martire. E avevano preparato uno spazio enorme, grande quasi quanto la piazzetta del mercato, unendo due cantine dove avveniva la salagione del formaggio romano. Scaricano queste casse e la data è precisa, 1965. La modernità arriva il 22 aprile del 1965. La gente osserva queste casse che vengono scaricate e gli oggetti vengono collocati in degli scaffali. Le donne che stavano pulendo la piazza del Salomo, lo spazio antistante la casa, gettano sguardi sospettosi e delle donne escono di casa per ammirare con sospetto. Si diffonde la voce, è arrivata la modernità. La modernità forse non è la modernità, non esiste il sinonimo. E altri aggiungono, sono giunte tutte le cose del mondo. È stato chiamato il fabbro per mettere un pannello grande quasi quanto il visillo del patrono San Giorgio e c'era scritto Market. I sardi hanno l'abitudine di aggiungere una U per esorcizzare le parole stranzas, straniere. È un modo di familiarizzare, ma questa parola è una parola originaria, non si presta. Se voi aggiungete la U diventa marchetto. Marchetto è una parola rischiosa, perché pare che appartenga ai formulari magici contro il malocchio. Ascoltate, marchetto. Ha a che vedere forse con market? Assolutamente no, sono due parole originarie entrambe. Marchetto comunque crea il sospetto di qualche fattura. E bisogna usare le parole forti, la sparagula fortes, cioè le parole magiche per esorcizzare i fantasmi. Marchetto, nessuno lo chiama Marchetto. L'intellettuale del paese, che è stato incontinente, ha detto che nel market c'è tutto, dallo stuzzica denti al quarto posteriore del vitello, e c'è il molle e il duro, e c'è la ceramica e l'acciaio. Le donne commentano, ma troppe cose hanno portato, chi le può comprare? E una vecchia aggiunge, nessuno le compra perché noi abbiamo già tutto in casa. Finiscono di scaricare al tocco dell'Ave Maria della Sera, un giorno intero a ordinare scaffali. E di notte un ubriaco con un piede malfermo, con passo malfermo, passando vicino a questo market, assiste al miracolo, è rimasto illuminato. Gli oggetti del market non conoscono il giorno e la notte, sono eterni nell'istante. E li osserva con sguardo obliquo e dice, la modernitate est lucente. Ma è una luce strana, una luce stranza, straniera. E poi queste cose anche di notte che sono aperte,
aperte, ostentate, maleducate, si offrono allo sguardo di tutti, senza pudore. E non sono nude, sono vestite di colori, di scrittura. Antonietta, che a 20 anni ha già accorciato la gonna al polpaccio e già canta le canzoni di Sanremo, invita la nonna a visitare il market, ricevendone un netto rifiuto. Ma vuole conquistarsela. Nonna, guarda che, guardate nonna che è una cosa meravigliosa. E la nonna risponde, este sa tentazione. Questa tentazione è più che la tentazione, la tentazione è un fantasma che persuade con l'inganno. Ma finalmente riesce a convincerla, purché si vada il primo mattino, prima che ci sia gente. Entrando, la ragazza di 20 anni dice, con un verbo continuo, nonna, guardate, osservate, mirate. E la nonna, chiusa nello scialle nero sulla testa, sul capo, getta sguardi a destra e a sinistra e incontra uno scaffale dove c'erano i formaggi, a lei familiare. E senza sporgersi cerca di cogliere un odore, ma non hanno odore. Ma se non hanno odore non hanno sapore, pensa. La nipote un po' si accorge, dice, qui tutte le cose sono belle, non puzzano. Ma non parlo di puzza, questi non hanno profumo. Bisogna comprare qualcosa, dice la nipote. No, come sono entrata io esco. Ma non si può qui. L'entrata significa l'acquisto. E così comprò un maestrone per il minestrone. Rientrando a casa, la vecchia scende nella cantina, dove ci sono le provviste per un anno, e prende in mano del grano, delle casse piene di grano, a mo' di clessidra, fa scorrere il grano e capovolge una pezza di formaggio delle 100 che sono stese sulle tavole e guarda il lardo coperto di sale e i tini delle olive confettate e la botte del vino. E il lardo ha un odore e il formaggio ha un altro odore e le cose sono opache, non lucentes, non lucenti, e dormono di notte e vegliano di giorno e le cose sono nel tempo. Le cose del fondaco sono nel tempo, le provviste assicurano il calendario di un anno a garanzia di un tempo che cade addosso all'uomo e gli ricorda un fantasma che le coglie impreparate il tempo della fame. Ora c'è tutto, c'è bisogno di avere provviste. Negli scaffali c'è il formaggio, il pane, le salsicce, l'olio. E appaiono anche in TV, la TV ce l'ha solo Maestro Bernardini nel paese, ma qualche volta si va a casa sua e si vedono le stesse cose del marketing in TV. C'è una parentela, sono immagini, ma i testi sono modernitate, sono immagini, sono zaspupas, una parola in sardo d'origine greca vuol dire i fantasmi che vivono tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti e giocano in un
un'alternanza di apparizione e sparizione. La modernità è una pupa, è un'immagine, è una sembianza. E l'antropologo del paese pronostica: anche il corpo è un'immagine, perché il corpo verrà fatto a immagine e somiglianza dell'immagine. Ma la gente del paese sorride perché lo considera un esaurito. Aveva avuto un esaurimento nervoso alla maturità classica. Ma una cosa è certa: in paese è giunta sa modernitate, e la frase è: non semus plus in loco nostro. Non siamo più in un luogo a noi familiare. Oppure su tempus non ruget assumbra. Il tempo ci cade addosso. Non c'è durata, non c'è tempo spazializzato, non possiamo dominarlo. Per Charlie Chaplin i tempi moderni erano giunti con la catena di montaggio. Per gli abitanti del mio paese la modernità è giunta con la catena del consumo. Ma forse no, forse la modernità non è la modernità, non la è un visu che non vivimus in susurro. Visus in sardo, su visu è il sogno, è un sogno. La modernità ce la vediamo nel sogno. Grazie. Allora, Gary Borovic, scrittore, ha fatto molti diversi romanzi, il suo bestseller si chiama Prologue, e anche, ha fatto libri anche di pièce di teatro, redige in questo senso una rivista letteraria, presiede una fondazione che porta il nome del figlio Artyom, che è morto in un tragico incidente aereo, e sembra che sia stato un sabotaggio. Allora, quindi passiamo la parola per un intervento breve. Bene. Спасибо. Самый большой по ценности вклад я могу сделать только в том случае, если буду очень краток, чтобы оставшимся 70 докладчикам сохранить время. Я начну с письма, которое получил недавно от замечательного американского писателя, прекрасного человека, моего давнего друга, вы его все знаете, его произведения читали, от Нормана Мейлера. Норман написал достаточно грустное письмо, в котором сказал: «Я узнал самую суть жизни, существо жизни. Для моего понимания существа жизни больше всего сделал Лев Толстой. Сейчас нет таких писателей, такого масштаба писателей. Но я боюсь, продолжает Норман Мейлер, что если бы даже такой писатель появился, то вряд ли он был бы востребован молодежью сегодняшней. Мир вывернулся наизнанку, пишет он. Он становится глобалистским и корпорационным. И нравственное влияние, миссия, которая была присуща литературе, уходит от литературы и переходит в средства массовой информации. Но я все продолжаю вам цитировать письмо Нормана Мейлера. Но чтобы влиять позитивно на человеческую нравственность, средства массовой информации сами должны быть высоко нравственными. Они должны исповедовать те принципы, которые
те труднодоступные, трудновыполнимые принципы, которые всю жизнь исповедовал Артём. Для тех, кто не знает, Артём — это наш вот с Галиной Михайловной, моей женой, сын, который был, ну, не побоюсь этого слова, выдающимся журналистом. Он первым рассказал у нас в России, а также всему миру, объективно о войне в Афганистане. Его очерки были, которые были напечатаны в журнале «Огонек», еженедельном журнале в России, были перепечатаны всеми ведущими журналами мира, и «Лайфом», и «Актуэль», и «Шпигель», во всех странах. Грэм Грин, который прочел его на английском языке, очерки, прислал письмо, где очень высоко оценил их и сказал, что это не просто журналистика, это настоящая литература, но документальная литература, где проходит характер людей и так далее, и так далее. Затем его книги об этом вышли, афганские, вышли в 15 странах мира. Затем у него был грандиозный проект, когда российский журналист, именно он, 2 месяца служил в американской армии, а американский корреспондент служил в российской армии, тогда это еще была советская армия. Должен вам сказать, что все это давало ему не только друзей, но давало ему очень много врагов, это понятно. Но он не останавливался на этом и в начале 90-х годов организовал издательство, которое специализировалось, 2 газеты, месячная и еженедельная, которые специализировались на журналистском расследовании. О коррупции выводил на чистую воду жуликов, боролся с глупостями и преступлениями власти. В общем, все, занимался всем тем, чем занимается расследовательская журналистика. Ему грозили, его пытались убрать со сцены. Это долгая история, я не буду рассказывать. В ночь с 6 на 7 марта 2000 года у него брали интервью по телевидению. И вот прислушайтесь, пришел вопрос от телезрителя. Если вы такой честный, то почему вы до сих пор живы? Это был страшный вопрос. Во-первых, он говорит о том, что честность и жизнь трудно совместимы. И во-вторых, он был странным вопросом. Ответ на него пришел через 2 дня, когда произошла катастрофа в Шереметьево, истинные причины которой нам до сих пор не до конца известны. У него остались 2 детей, наши внуки. Тогда, когда это произошло, 6 лет назад, старшему было 4,5 года, младшему было 2,5 года. Сейчас одному 10, другому 8. Я рассказываю это для того, чтобы подвести к теме нашего разговора, к современности. Недавно мне позвонил... Ребята эти, замечательные ребята, Максимилиан и Кристиан, они уже в том возрасте, когда начинают задумываться о том, а кем они будут. Они уже были, конечно, кавалеристами, они были спецназовцами, они были теннисистами. А недавно мне позвонил Максимилиан, сказал, я знаю, кем я буду. Кем ты будешь? Я буду хакером. Почему? Он говорит, я хочу взломать время. Я хочу вернуться в 2000 год и предупредить папочку, чтобы он не летел тем самолетом. Я рассказываю об этом для того, что мы тоже, мне кажется, вот то, что мы делаем здесь благодаря усилиям нашего друга и замечательного человека Вердильона, профессора Вердильона, которого я благодарю за то, что он
вот в этот раз пригласил меня, мы тоже, мне кажется, пытаемся ответить на вопрос, какой самолет не надо бы садиться всем нам, всему человечеству. Как сохранить нам Льва Толстого? Как сохранить нам высокие принципы морали, чести, которые были заложены еще, правила человеческого общежития, которые еще были заложены тысячелетия назад, когда на скрижалях были начертаны правила жизни, которые человечество тут же начало, естественно, нарушать, но никогда не нарушало в такой степени, как сегодня. Как нам сохранить эти постулаты? Не убий, не укради. Как сочетать невероятный скачок технической мысли с безнравственностью? Как сочетать нравственность с этим скачком технической мысли? Я никогда не забуду, как Норман Казанс, американский издатель, который был долгое время главным редактором и создателем журнала Saturday Review, рассказывал о том, как он был во Вьетнаме, это был, значит, видимо, 68-й год, и попал под обстрел американского самолета. Он был в какой-то деревне, и вьетнамский, и американский самолет, чего-то там перепутав, начал бомбить эту деревню. И он выбросился из машины, упал в кювет, Норман Казанс, в грязь, стараясь скрыться от самолета, чтобы не погибнуть. И в руках у него был транзистор. И по этому транзистору передавали о том, что американские астронавты ступили на Луну. Вот это сочетание безнравственности, убийства, крови с великими достижениями человеческого ума – это очень сложная проблема, которую решать всем нам. Еще раз говорю, что мне необходимо очень коротко изложить свою мысль, но мне кажется, что жизнь не становится лучше от того, что мы, что миссия информации и даже, как говорит Норман Мейлер, даже воспитание нравственности перешла на средства массовой информации. Для этого надо быть самим средством массовой информации весьма нравственными. И, во-вторых, они должны отказаться от тоталитаризма, который приходит с их господством. Особенно с господством телевидения. Если вы желаете, то я могу вам подарить новое слово, которое родилось. Тоталитаризм. То есть тоталитаризм телевизионный. В нашей стране, во всяком случае, это очень серьезная сила. Это почти непобедимая сила. О какой уж там нравственности говорить не приходится. Я хочу закончить свое очень короткое выступление тем, что той фразой Достоевского, который говорил, ну, во-первых, его знаменитая фраза, что красота сохранит мир, а я думаю, что надо красоту понимать расширенно, естественно, и прежде всего это нравственная красота человека. И еще есть у него замечательная фраза, что если будет высший суд над человечеством, то человечеству достаточно положить на стол высшего судьи роман Сервантеса «Дон Кихот Ла-Манчский», и все грехи человечества будут прощены. Комната, где мы с женой живем здесь, под покровительством профессора Бертильона, находится рядом с комнатой, где на стенке написано
скромненько очень, Мигель де Сервантес. Я думаю, что это не случайное совпадение. Я думаю, что в той книге великой, которую человечество может положить на стол высшего судьи, можно положить короткие, скромные рассказы вот об этих встречах. Я не думаю, что это связано с Дон Кихотством. Я думаю, что наш профессор крепко и реально стоит на ногах. Но это очень большое дело, которое мы делаем. Это трудное дело. Это очень большое дело, которое учит нас и общению друг с другом, и общению мыслей. Если хотите, это, в общем, пир разума. Ну вот на этом, присовокупив к этому благодарность за приглашение, за то, что вы делаете, я хочу закончить свое короткое выступление. Спасибо. Anton Lange. Anton Lange. Vediamo se è qui in sala. Anton Lange, oppure se mi viene segnalato che non c'è. Emilio Fontena, doveva dire fare un breve intervento, prego. Intorno all'Europa. Allora. Sì, era un intervento che è venuto in mente dopo aver... Vicino al microfono però, se no non sentiamo. È un intervento che mi è venuto in mente dopo aver sentito soprattutto i nostri amici russi, perché l'Unione Europea, l'Europa è un po' sconosciuta nel resto del mondo e bisognerebbe pensare indietro. La memoria è bella, no? La memoria del bello, ha detto il professor Verdiglione. No, Raina Donchov, per la memoria del bello e l'avvenire. E bisognerebbe tornare indietro. Allora ho pensato da me, no? 50 anni fa io ero a Ginevra, all'Università di Ginevra, con Gilbert Gaz, che poi è diventato un grande professore di economia della scuola di Chicago. Eravamo insieme nei banchi dell'università e avevamo fatto il nostro primo modello econometrico. Avevamo fatto noi due, Gilbert ed io, in 10 ore di intenso lavoro ai servizi industriali della città di Ginevra, sono quelli che danno l'elettricità alla città. Il modello era un modello di mortalità delle lampade stradali, delle lampadine che stanno sulle strade, in funzione della temperatura. E gli impiegati dei servizi industriali erano stupiti che degli economisti così giovani facevamo delle cose così utili. Ci pagarono un bello stipendio di professionista che, i cui soldi furono dati per i rifugiati dell'Ungheria. Eravamo nel 1956 e tutti gli studenti dell'Università di Ginevra lavoravano per i rifugiati ungheresi. Quell'epoca nell'università, alla riva sinistra del Rodano, c'era il professore Villiers, un economista distingué, che parlava tenendosi la testa con la mano sinistra, come se fosse a cadere il peso del cervello. E lui ci parlava dei progressi dell'integrazione internazionale, dei meccanismi del recentemente creato Fondo Monetario Internazionale, del sistema di accordi dei pagamenti europei. Persino ci fece un corso sulla Confederazione Europea del Carbone e dell'Acciaio. Lui credeva
che l'ordine internazionale poteva, poteva andare avanti e farsi rispettare dai paesi. Dall'altra parte del lago, a destra, c'era il professor Rocche, e Rocche parlava dell'economia sociale di mercato, che doveva spingere il miracolo economico tedesco, perché Rocche è stato il grande ispiratore di Erhard. E poi c'era anche in quel lato Denis de Rougemont, che sognava l'Europa delle regioni, il federalismo europeo nasceva lì. E tutti trasmettevano questo messaggio profondo che è necessario credere nel futuro dell'integrazione economica per allontanare i fantasmi del totalitarismo e delle guerre. A me mi piaceva fermarmi al Landolt, che era un bar di fronte all'università, a prendere una birra. I tavoli erano di legno massiccio e sul tavolo erano scolpiti i nomi di vecchi studenti che erano passati. Io mi sedevo molte volte a un tavolo in cui c'era scritto Lenin. Lenin aveva scritto il suo nome prima di prendere il treno per San Pietroburgo, a Ginevra, 40 anni prima. Era un tavolo che poi è stato esposto e poi è sparito, non si sa dove. A quel momento anche a Ginevra c'era Jean Monnet per riunire il Comitato degli Stati Uniti d'Europa. Monnet scrive nelle sue memorie che per formare il suo comitato decise volontariamente di non invitare degli industriali e di non invitare dei membri dei governi europei, perché l'Europa si farebbe con sindacalisti e membri di partiti politici. Ecco perché l'Europa è l'Europa dell'economia sociale di mercato, l'Europa di Rocche. Pochi mesi dopo, già nel 1957, nacque l'Europa del Trattato di Roma. Così cominciò un periodo storico che è unico nella storia dell'umanità. In solo 50 anni l'Unione Europea è passata da un sogno intellettuale, da un'utopia, a una realtà reale, concreta. La modernità dell'Unione Europea attuale è indissociabile di questi ultimi 50 anni di progresso nella crisi. Il processo di profondizzazione che ha portato dal mercato comune al mercato unico e da lì alla moneta unica, il processo di allargamento che ci ha portato di 5 paesi a 27, che saremo l'anno prossimo, è un processo straordinario, fantastico, è un successo unico. Non c'è un'altra cosa così nel mondo, non esiste. L'Unione Europea è la più complessa un'entità supranazionale multiculturale che riposa sul concetto della diversità e del mutuo riconoscimento dei sistemi operativi nazionali. Nella stessa zona monetaria lavorano insieme con diversi sistemi fiscali e lavorativi, con sistemi costituzionali diversi, con molteplici lingue e con molteplici culture. Il Trattato di Westfalia ha perso consistenza. La sovranità nazionale in Europa oggi è puramente culturale, non più militare. Certo, il resto del mondo, incluso la Russia, ha delle difficoltà a capire questa grande realtà europea, perché i giornali, il mondo, fa tutte accuse. Accuse che ieri ho capito hanno molto di invidia. Hanno molto di invidia. Accusano di protezionismo, parlano di fortezza Europa, accusano di xenofobia, parlano dei limiti dell'immigrazione. Forse c'è questa invidia dietro, perché l'Europa sta dimostrando che senza il nazionalismo si allontana il totalitarismo e l'intolleranza e si vive in forma più umana. Era normale che durante questi ultimi anni l'Europa si concentrasse sul suo processo di integrazione. Era una priorità normale che spiega una minore implicazione negli affari del mondo. Ma oggi questa priorità sta cambiando. L'Unione Europea istituzionale sta per essere completata.
La profondizzazione richiede soprattutto la partecipazione nella zona monetaria dei paesi come l'Inghilterra, la Svezia e la Svezia. L'allargamento richiede ancora soltanto i Balcani e la Turchia, ma il grande lavoro è ormai compiuto, è compiuto. La Costituzione non è una cosa fondamentale, è un atto finale, formale, né assolutamente necessario né specialmente urgente. È la ciliegia che manca alla grande tarta nuziale. L'Unione Europea è una realtà che offre le più grandi opportunità che ha oggi il mondo per il secondo rinascimento, perché l'Unione Europea è il modello istituzionale che richiede la globalizzazione dell'economia, dell'ambiente, della cultura, della comunicazione e della scienza, perché l'Europa è il modello multiculturale della modernità, perché l'Unione Europea non crede nell'impero ma nella diversità. Ovviamente i rischi di una burocratizzazione ci sono e forse appunto la questione è quella che pone ancora Machiavelli, no? Come avviene, in che modo, no? L'Europa è la seconda Etruria, dice lui, no? Quindi una federazione di stati indipendenti. Ma attualmente ci sono alcuni stati in questa federazione che... Ah, sentiamo il professor Mattie. No? Ah, sì, sì. Dunque, ci sono alcuni stati che hanno tendenza egemonica e tendenza predatrice nei confronti degli altri stati. Quindi sciovinismo, nazionalismo esagerati, è il caso della Francia, che non permette che nessun altro paese arrivi, non solo l'Italia, a acquistare la Perrier, se la Perrier è una ditta fallimentare, quindi dovrebbe essere rilanciata, perché è un marchio nazionale. Poi la Danone va malissimo, peggio della Parmalat, ma non importa. E i suoi conti devono essere per forza a posto, è un marchio nazionale, guai a chi venisse a toccarlo, e così via, e non dire delle banche. Mentre ovviamente è giusto e legittimo che la Germania, la Francia, l'Olanda quindi intervengano a comprare semplicemente le aziende e le banche, per esempio italiane. Allora è una questione, no? Noi siamo, gli italiani sembrano i più europeisti, tra i più europeisti, la Spagna pure, e la Francia sembra non europeista, ma c'è un po' una questione della burocrazia. Noi è chiaro che abbiamo discusso a lungo, la questione per noi è intellettuale, quella dell'arte, della cultura, quella della città, dove comincia l'Europa, dove non finisce. Però quello che Vladimir Bukowski dice da molto tempo è questo, che il rischio è troppo forte per l'Europa di costituire una unità, più che un'unione, una unità di stati fortemente centralizzato, con un forte centralismo burocratico, e quindi di condizionare molto la vita sociale e addirittura civile dei vari paesi, e di decidere su moltissime questioni senza tenere conto appunto delle istanze dei vari paesi. L'obiezione di Bukowski è molto forte e non può essere trascurata, e forse c'è questo, che gli intellettuali si occupano poco dell'Europa, in Europa ne discutono poco,
come se davvero la cosa non li riguardasse. E per un altro verso c'è questo impero della televisione che notava prima Borowicz, per cui se gli intellettuali si esprimono, scrivono, parlano, si riuniscono, ma non hanno nessun interesse ad apparire in televisione, è chiaro che non partecipano a questo potere appunto televisivo. Stiamo soltanto accennando alle questioni. Quindi la questione europea è innanzitutto una questione intellettuale, una questione di cultura, di arte. Certamente di conseguenza questa trasformazione culturale dovrà portare alla trasformazione politica e alla trasformazione economica. Ma insomma noi teniamo al fatto che l'Italia non sia il sud dell'Europa, come nell'unità d'Italia è successo per il regno di Napoli e delle Due Sicilie, e quindi che tanti valori, no? Valori anche economici, valori culturali, economici, sono stati tolti, no? E lo Stato in Italia era quello, era il regno delle Due Sicilie, poi è diventato lo Stato italiano, perché lo Stato del Piemonte era uno Stato militare, aveva solo la base militare, non c'era lo Stato vero e proprio. E allora può darsi che quindi invece l'Europa possa, come dice Emilio Pontina, costituire il faro della civiltà, ancora una volta. Quindi anziché essere morta l'Europa o decadente o distrutta o in rovina, che possa ancora una volta costituire il faro della civiltà, e basandosi più che mai sul criterio della qualità e quindi su questa rivoluzione che tenda verso il valore assoluto, no? Verso il valore intellettuale. Stiamo solo accennando in maniera rapidissima ad alcune cose, in maniera rapidissima, no? Però insomma la burocrazia effettivamente bisogna che sia che non sia il campo di forze contrapposte, no? che presumano di esercitare l'egemonia sull'Europa, no? Ma forse qui sono un'altra questione: quale economia, quale finanza, quale politica? Quindi la modernità in questi settori, non abbiamo toccato questi aspetti, li abbiamo sfiorati, ma la modernità è investire la scienza, l'arte, la cultura, l'economia, la finanza, la città e certamente la comunicazione, per indicare soltanto alcuni aspetti. E mi pare che la battaglia che stiamo facendo dal secondo Rinascimento, da 30 anni, sia in questa direzione. Solo per, ripeto, per accennare, perché abbiamo dunque non parlato e così via, restano ancora 68 relatori, quindi avevamo chiamato Anton Lange, ma non l'abbiamo visto. Irina Cacamada, neppure. Quindi sentiamo adesso Bilenci. Allora, Bilenci, che ci era stato suggerito da Alexander Yakovlev, e l'avevamo invitato, infatti la seconda volta ha fatto una relazione intorno ai problemi importanti del mare Baltico, e cioè tutte i residuati bellici che sono stati scaricati nel Mar Baltico costituiscono una minaccia per l'umanità, e
Questo problema non è stato ancora affrontato in nessun modo e su questo insomma è intervenuto più volte. Quindi adesso gli diamo la parola ancora una volta, quindi per questa occasione, e sentiamo che cosa, qual è il suo apporto, invitando sempre lui, come abbiamo fatto anche con gli altri relatori, un intervento breve. Il testo verrà inserito negli atti e quindi può dire l'essenziale del suo messaggio. Prego. Первое слово я хотел бы поприветствовать участников нашего конгресса и выразить благодарность организатору этого явно выходящего за рамки обычных традиций мероприятия профессору Армандо Вердильоне. Именно профессор Армандо Вердильоне был инициатором проведения подобных форумов, которые объединяют и представителей искусства, и представителей политики, и представителей науки. Тематика наших встреч, она, как правило, задается, но при всем при этом в рамках этой тематики оказывается все поле существующих проблем. Мы имеем возможность пообщаться не только с коллегами в Волжской области, но пообщаться с коллегами и с специалистами, с выдающимися людьми из совершенно разных сфер человеческой жизни. Это также иллюстрирует сегодняшний конгресс, когда приехали и поэты, и писатели, и политики. Приехали и ученые. Пример такого чисто научного выступления – это выступление академика Скрябина. Приехали люди, которые говорят о своей боли, это представители Африки. То есть мы сегодня чувствуем, что мы единое человечество и что мы вместе. Значит, поскольку тема нашего конгресса – это современность, то, говоря о современности, мы должны с позиции современной взглянуть на то, что же изменилось, принципиально изменилось в последнее время. В частности, я хотел взять очень, в отличие от всех, кто говорил широко о проблеме Европы, о проблеме мира, взять очень узкий, но принципиально важный на сегодняшний день вопрос о соотношении науки и искусства. Я в прошлый раз выступал по этой же самой проблеме. И сегодняшнее выступление – это развитие прошлого доклада. Но я потому решил вернуться к этой теме и более углубленно раскрыть ряд вопросов в связи с тем, что это очень важно, как сейчас соотносятся наука и искусство. Ну, разделение вот такое четкое на науку и искусство, как мы знаем, произошло где-то в районе 17 века. И если брать период, начиная с этого, то речь могла идти о некотором противостоянии науки и искусства. По-русски это называется спор лириков и физиков. Вот характерной особенностью самого последнего периода – это возрастание проблем, с которыми сталкивается человечество в постижении действительности. Не надо думать, что это какие-то непременно сверхсложные космические проблемы. Наиболее сложные проблемы связаны с изучением человека, его поведения, его психики. И оказывается, что вот традиционно научными методами исследовать этот вопрос нельзя. Он не дает. Наука сегодня, наша степень знания по многим вопросам, она явно недостаточна.
мы сегодня сделали огромный шаг вперед. Мы сумели раскрыть геном человека. Мы сегодня фактически, вот как выступил академик Скрябин, можем решать ну, феноменальные вопросы. Мы можем решить проблему бессмертия. Мы принципиально можем решить проблему болезни. Но это не значит, что за 5 минут, но принципиально мы подошли к тому вопросу, когда мы можем сделать, чтобы человек не болел, чтобы человек жил вечно. И при этом, правда, возникает проблема, нужно ли это делать. Но вот при той глубине знания, которая у нас есть, например, о человеке, мы совершенно не можем совершенно адекватно, с научной точки зрения, описать и объяснить, например, человеческую психику. Мы совершенно не можем объяснить целый ряд феноменов, связанных с человеком, которые у всех на слуху и которые известны были с древних веков. Поэтому на сегодняшний день это не значит, что вот наука бессильна, что наука имеет какие-то пределы, наука развивается. Да, конечно. Но ответить на вопрос необходимо. Все ли может наука, где границы применимости? Именно с позиции сегодняшнего дня, с позиции тех знаний, которые мы уже накопили. Да, безусловно, каждые несколько лет мы видим определенные успехи науки. И мы видим информационную революцию, это последняя из революций. Аналогичные революции были связаны и с другими успехами, прорывами в науке. Но вот, да, информационная революция, она решила многие вопросы, она многое изменила, но вот принципиально, она ответила на вопрос или не ответила, вот все ли может наука? И вот мое выступление, я думаю, что тех, кого заинтересует, подробности. Он прочтет мой доклад, а я сейчас постараюсь, в силу того, что у нас очень ограниченное время, сказать очень коротко, ответить на вопрос, вот, который я поставил, о том, о границе применимости, с одной стороны, науки и соотношении между наукой и искусством на современном уровне с позиции 21 века. Значит, как я уже сказал, наука, она пытается получить максимальную информацию об окружающем нас мире, максимально продвинуть нас в постижении действительности. Наука, продвигая нас вперед, постепенно дает нам все больше и больше информации. То есть мы начинаем знать все глубже и глубже, но наше знание, вот путь движения науки, это постижение все более мелких деталей, то есть повышение детальности. И на каком-то этапе, если рассматривать это явление как продвижение вперед, я хочу, чтобы не восприняли механически, что вот продвижение вперед к деталям, вот мы теперь геном человека расшифровали. Я имею в виду с принципиальных позиций. То есть постижение все более мелких деталей делает это постижение бессмысленным. То есть чем более мы дробим, тем меньше, получается, мы познаем мир. То есть в самом деле мы начинаем подходить к пределу, когда уже количество информации бесконечно, а самая маленькая единица информации становится очень маленькой и бессмысленно. И вот тогда приходит вопрос постижения мира, постижения человека. Это эмоциональное начало, интегральное начало. А вот интегральное начало – это искусство. Именно искусство дает нам возможность интегрально взглянуть на постижение мира, на постижение той или иной проблемы. И говоря о человеке, ну, так вот надо что-то иметь в виду, когда мы говорим, что примеры были, я экономлю время. Ну, например, как говорим в психиатрии, вот эмоциональное позволяет аккумулировать в себе искусство. И именно сочетание науки и искусства, это вот
тот современный путь, который позволяет нам открывать дальнейший горизонт и двигаться вперед в постижении окружающей нас действительности. В самом деле, я на этом сейчас заканчиваю. Я сказал, что тот, кто, у кого будет желание и время, тот прочтет. Но мне хотелось бы сказать, что в самом деле есть третий аспект. Я его сегодня совершенно не затрагивал. И я надеюсь, что во время одной из наших встреч я его затрону. Это вопрос о религии. Какова роль религии в постижении действительности? Ну, можно, конечно, исторически говорить, но я сейчас пытаюсь входить в современности. Этот вопрос очень сложный, и я подумал, что вот не стоит его комкать, и сегодня мы не будем об этом говорить, я доклад эти вопросы не включил, но в общем я много сейчас работаю над этой областью. В самом деле триединая система. Если говорить в целом, это вот наука, искусство и религия. И естественно, если мы выдергиваем что-то одно, то мы не имеем общей картины. Поэтому я думаю, что вот вопросом религии, ну, когда вот тематика конгресса будет подходить, я уделю специально время. Вот. Ну а сейчас мне еще раз хотелось поблагодарить господина профессора, сеньора Армандо Вердильоне, пожелать ему больших успехов в продолжении наших конгрессов. Мне хотелось сказать, что господин Вердильоне, он много делает для объединения не только ученых всего мира, но и предметно узко для того, чтобы объединились ученые, писатели, поэты, конкретно России и Италии. Вот в ближайшее время, я думаю, что Армандо Вердильоне решит вопрос создания в России филиала своего университета второго возрождения. Это будет, естественно, способствовать еще большему прогрессу, еще большей интеграции двух наших культур. А сейчас я хотел бы сказать спасибо. Bene. Non c'è dubbio che abbiamo molti interlocutori, molti collaboratori in Russia e sicuramente ci sarà una sede della nostra università del secondo rinascimento. Adesso invitiamo, era già previsto comunque, nell'elenco era già stabilito, perché contrariamente agli altri giorni non terminiamo alle 12:30, ma molto oltre. Quindi invitiamo Otto Ieronimi. No, ho molto, andiamo avanti, sì. Allora, ecco, Otto Ieronimi, quindi economista, viene dall'Ungheria, ma da 30 anni e più, 40 forse, lavora a Ginevra, ma va spesso ovviamente in Ungheria. E fra l'altro, fra le città dove noi avevamo programmato 23 anni fa di fare il congresso, c'era Vienna, c'era Cracovia, Stoccolma e c'era anche però Budapest. Adesso accade che alcuni collaboratori ogni tanto dicono vado a Budapest, no? E sono andati a Budapest. Ci sono molti scrittori, editori, artisti che sicuramente bisognerà coinvolgere prima o poi, no? Alcune volte sono venuti alcuni ai nostri congressi. Ma insomma sono contento che adesso abbiamo aperto un fronte con la Bulgaria, è una cosa molto importante e quindi cominceremo con una grandissima mostra di Dora, la mostra di Dora, e inviteremo scrittori, scienziati, poeti, economisti, imprenditori della Bulgaria, dell'Italia, ma anche di altri paesi, in occasione di questa grande mostra di Dora. A proposito di mostre, noi confermiamo che faremo una mostra non in autunno come avevamo stabilito, ma a partire da febbraio,
di questi artisti, l'artista giapponese, di cui ci ha parlato Masaomi Unagami, l'artista ebrea francese, no? Che di cui ci ha parlato Nadine Schenker, poi io, mi pare col figlio, ho avuto una corrispondenza e lui ha detto che è disposto a mettere le opere a disposizione per la mostra, no? Per la mostra, che è contento, e adesso lo inviteremo a venire qui, ovviamente. E un cinese che è vivente, è anziano, e poi Vincenzo Accame, che invece è scomparso. Quindi la mostra, quindi, che avrà un giapponese, un cinese, un ebreo francese e un italiano, curiosamente attorno a un'arte che è abbastanza vicina per quanto differente, affine per quanto molto differente. È come se avessero fatto parte della stessa scuola, pur non conoscendosi, pur non parlando la stessa lingua, pur non avendo la stessa cultura. E allora il titolo, certamente lo prendiamo in prestito da Leonardo da Vinci, e sarà La pittura come scrittura. La pittura come scrittura, e noi l'abbiamo programmato per il 5 febbraio. Vediamo adesso se la data sarà proprio quella o presa poco, ma insomma sarà un incontro anche quello internazionale. E allora adesso, quindi, Otto Ieroni mi è stato ascoltato con attenzione in vari interventi, ha dato il suo contributo più volte ai nostri congressi, soprattutto negli anni, nella prima fase, no, 20 anni fa, e poi comunque di recente, e quindi siamo contenti che sia qui anche in questa occasione. I would like first of all express my gratitude, but more than my gratitude, my admiration for Cristina and Armando, because they have created something that's unique. I mean, if you go to conferences, if you organize conferences, you know that there's no other place like this. And of course, there's the human aspect, there's the historical aspect, there's the artistic aspect, but primarily there's the aspect of ideas. And ideas cannot be compartmentalized. There's not economy, poetry, literature. In our minds, ideas go around all the time. So I'm going to say a few words about my original subject, which is values and interests in the 21st century. But before that, I would like to introduce myself a little bit more. I am originally Hungarian. I left Hungary in December 1956, after the uprising against communism and the Soviet troops. I was very pleased that at least one, but only one member of the Russian delegation remembered Hungary in the 50s. Well, he said 57, it was 56, but that's a minor point. Well, 1956 changed the world. It changed the world because destroyed the pretext that communism was the people's regime. Obviously, those who wanted to know knew it already in 1920. They knew it also already in 1921. But after 1956, nobody had an excuse. And let me just remind you here of a little historical detail. Well, the ambassador to Hungary in 1956 was Andropov. Andropov, who became the head of the KGB afterwards, and then was the last or one of the last secretary generals before Gorbachev. And of course, Andropov was the mentor of Gorbachev. Gorbachev, in his memoirs,
writes about these walks that used to take next to the train. He was the head of the KGB, Gorbachev was a leader, but they had to walk, talk away from the cameras on next to the train. Now, Gorbachev doesn't mention that, or maybe he does. Andropov was probably the only Soviet leader who spoke Hungarian. So he knew what was happening in 1956. Now, in 1956, Khrushchev and the Soviet Union seemed to be ready to risk a nuclear war about the kind of regime Hungary would have. But even later, when there were crises, if the Soviet Union had taken out Charlottenburg, which is a suburb in West Berlin, that might have brought about a nuclear war. And the same way, there was this sense that interest, national interest, that is the most sacred thing that we have, and territory, the borders, are the most sacred expression of that national interest. Anybody who wants to change the borders, well, it's worth risking a nuclear war. Came 1990 or 1989, Gorbachev told the East Germans, we are not calling out the troops to defend the regime, so the Berlin Wall collapsed, and that a new world came. Because the national interest, the interest of the Soviet Union, was not to maintain a communist regime in Germany. And then came 91, when, because of Yeltsin and Gorbachev could not really get along, two great reformers were at the same time, to say the least, they were not friends. So Gorbachev bet on the Soviet Union being changed into a democracy, Yeltsin bet on Russia becoming democracy, and Yeltsin won, and that was the end of the Soviet Union. But nobody in Russia said, oh, but we are losing Ukraine, we are losing, let's start a war. No, because the interests of the people were not seen as defending some borders. So, when we talk about interests, the same way when we talk about values, these are very important. The two are linked, in the economy and in politics, but they evolve. But we have to know that there are right and wrong values, and there are right and wrong interests. And obviously, some values are non-negotiable, and other values we have free choice, and they can be they have to be pluralistic. Somebody mentioned here identity. I'm telling my students the absolute degree of oppression is when you are defined by a single aspect of your identity. You are a Jew, you are a communist, you are a capitalist, you are an Arab, and then the state and everybody acts on that. And then you cannot escape. But the opposite, when you don't share any aspect of your identity with anybody, you don't belong, you know, there's nobody who has the same identity, then you are rootless, then you are lost, and of course then you are ready to blow up the world. That's how Al-Qaeda recruits the suicide bombers. Now, I'm Hungarian, but I'm also an American, and I would like to bring in here a little, just a word for America, or for my being an American. I live in Switzerland, and that's my home, but I'm an American by choice. I teach at a small American university. We have about 450 students. We have 100 nationalities. Over the last 11 years, probably 150 nationalities I remember face by face. We have Mongolians, we have students from Nepal, from the Congo, from Rwanda, from Nigeria, and not to count the double and triple nationalities.
And I teach international relations, which is not a very practical subject. It's not like master's in business administration. Although I'm an economist, I'm very pleased that I'm not really teaching anything practical. But for these students who come from 100 countries, it's very important to learn about the world. So what is my message to the world? My message is that the only realistic choice is to be an optimist. The other alternative is unacceptable. But when we look at the last 100 years, the 20th century, which continues today, we find the biggest paradox in human history. And that paradox is that in our lifetimes, I'm 68 years old, so much of my life, but our fathers and grandfathers have seen emerge and develop the most sophisticated forms of evil that took made use of technology, of lies, of everything that human mind can put together in order to create evil political regimes, because the issue is political. Our lives in human communities are political communities. This is a political community because we are talking about how do we deal with ideas. And that depends on the political regime. If Armando has here microphones, I say, okay, he's not going to be able to use it against us. But if you think, so politics is the essence. So evil was used for political purposes in an incredible way. But the last 100 years have also seen the most incredible, let us call it progress, but I would call it achievement of the good. Of the good in what sense? Not just Europe, but one part of the world, let us call it the Western community, has achieved a degree of prosperity, a degree of social progress, a degree of democracy and freedom, a degree of peace that the most optimist philosophers in the past could have never dreamt of. The Greeks said, oh, you know, democracy is dangerous because democracy is the people. Well, we have learned how to live with the people. Ortega y Gasset, Röpke, my teacher, were afraid of the mass society. Well, we live with the mass society. We are no longer afraid of the mass society. But one aspect beyond the incredible prosperity that we have is that we have achieved something that my fellow international relations theorists still don't admit, they're not like yours. We have achieved Kant's perpetual peace. Now you may know that one of the short pieces that the non-philosopher can understand written by Kant is a little text, Zum ewigen Frieden, that says 200 years ago, how you organize the world that countries don't go to war. Well, in the last 50 years, 60 years, we have achieved, not only in Europe, but in the Western community, what is perpetual peace. Today the idea that the Italians and the Austrians are going to war because of South Tyrol, or there will be a war between Holland and Germany, is so ridiculous. You tell them, you know, it's a joke, it's a bad joke. You think that there is a threat, military threat from the United States to Norway or any of it is absurd. Now, that we have achieved because of ideas. And many of these ideas came from the United States. And but many of the ideas represented old European ideas. But it was important to put it into practice and in our interest. Now, if we say, yeah, but this was easy for them. Well, it was not easy. It was not easy. It was not easy.
but you had to do it. So, what is the conclusion here? This is possible not just for the Europeans, not just for the Americans, it's possible for everyone. Because remember, all the bad guys, all the evils, they are dead. Not only dead, but their ideas are also dead. So, I think the only choice, the only alternative is to be an optimist. And thank you very much, Armando. Invitiamo adesso Antonella Silvestrini. Alla Bulgaria, all'Ungheria, alla Slovacchia, alla Repubblica Ceca, alla Polonia e all'Austria. E oltre, prego. Sì, da lei. Sì. Come abbiamo notato in questi giorni, e non solo, come abbiamo potuto verificare anche nei precedenti congressi, uno dei capitoli essenziali dell'elaborazione di Armando Verdiglione e della battaglia intellettuale dell'intero movimento cifrematico riguarda proprio l'elaborazione della questione donna come questione intellettuale. Un'obiezione all'epoca che risolve la questione donna nel discorso sulla parità sociale, sulla differenza dei sessi o sui diritti delle donne. Impossibile scrivere quella che Armando Verdiglione chiama la carta della modernità senza l'elaborazione della questione donna come questione intellettuale che sospende ogni fantasia di sostantificazione della parola. All'insegna di questa partita si scrive il libro che abbiamo pubblicato. Sì. Sì. All'insegna di questa partita si scrive il libro che abbiamo pubblicato recentemente di Millo Borghini, Sofonisba, Una vita per la pittura e la libertà, in cui egli racconta con accuratezza e sobrietà la vicenda artistica di Sofonisba Nguissola, artista straordinaria, prima grande pittrice dell'era moderna a ottenere fama internazionale, come abbiamo potuto sentire ieri dal suo stesso intervento. Sofonisba nacque a Cremona nel 1535 circa e presto si fece conoscere per il suo talento nella pittura. A quel tempo le fanciulle non avevano accesso alle botteghe, tuttavia il padre Amilcare, che aveva molti amici artisti, riuscì a mandare le sue figlie dal maestro Bernardino Campi a imparare l'arte del disegno e della pittura. Alle donne non venivano impartite lezioni di anatomia, eppure le opere di Sofonisba danno ben presto testimonianza di una maestria che le vale la stima e l'apprezzamento di grandi pittori come Tiziano e Michelangelo. Quest'ultimo rimase colpito dal disegno Bimbo morso da un gambero, che troviamo pubblicato anche nel nostro libro. Vasari scrisse di lei nel suo testo sulle vite degli artisti dopo aver fatto visita a Cremona alla famiglia Anguissola, quando Sofonisba era già alla corte di Spagna. Delle sorelle restano alcuni ritratti straordinari come Partita a scacchi, dove Sofonisba fa risaltare l'intelligente conversazione delle mani e il gioco degli sguardi, che non stabilisce nessuna reciprocità. La pittura per lei è la lingua del bello, la lingua diplomatica che la porta a inventare il suo viaggio,
di cui restano i ritratti, a dare testimonianza degli incontri con regnanti, ambasciatori, nobili, capitani, commercianti e artisti del suo tempo. Ella intende la vita come narrazione e ciascun incontro vale un ritratto che ella generosamente dona ai suoi interlocutori come modo della scrittura, come firma dell'incontro. Nel manifesto di Cifrematica, Armando Verdiglione così scrive del ritratto: il ritratto risalta dalla scrittura dell'esperienza nel suo compimento. Sofonisba dà lezione a Madrid, a corte, dove è chiamata da Filippo II per insegnare l'arte del disegno e della pittura alla giovanissima Isabella di Valois, da poco divenuta sua sposa, e con la quale Sofonisba instaura vera amicizia. Le sue lezioni proseguirono anche in Sicilia, a Palermo, dove si recò dopo il matrimonio con il nobile siciliano Fabrizio Moncada, e così anche a Genova, dove visse con il secondo marito, il capitano Orazio Lomellini. A Genova, casa Lomellini divenne un cenacolo artistico letterario frequentato da artisti già rinomati e da altri in via di formazione. Ella dava indicazioni artistiche, tecniche, ma anche commerciali, nonostante la sua posizione a corte probabilmente le impedisse di accettare commissioni per le sue opere. Ma questo non le precluse di raccogliere gli elementi che in seguito impartì ai suoi allievi. Molti gli artisti stranieri, fra cui Rubens, che nel 1603 aveva apprezzato le opere di Sofonisba a Madrid. Proprio a Genova ella introdusse la moda del ritratto, che avrà grande seguito proprio con Rubens e Van Dyck. Pittrice e narratrice, dunque. In ciascuna città instaurò dispositivi narrativi, artistici e formativi, con artisti, intellettuali e allievi, in cui racconta della sua vita e dei suoi incontri. Quella di Sofonisba è una vera lezione di indipendenza e di tranquillità. In un'epoca in cui le donne avevano molte chance in più rispetto al passato, opportunità che poi svanirono con la Controriforma, ma tuttavia non avevano libertà di movimento se non con l'autorizzazione del tutore, ella si avvalsa di importanti interlocutori di cui seguì indicazioni e insegnamenti, senza compromessi e senza mai venire meno all'obbedienza, all'arte e alla pulsione. Non obbediva alla genealogia, al potere costituito o all'etichetta. Vera rivoluzionaria senza ricorso al dissenso, con la grazia e l'umiltà che risaltano dalle sue tele. Grazia e umiltà, e quindi l'occorrenza della scrittura e della pittura come scrittura dell'esperienza, narrazione della vita, sulla quale nessun soggettivismo può esercitare una padronanza. Elemento essenziale della sua pittura è l'importanza della luce. Proprio al giovane Van Dyck, che nel 1624 andò a Palermo a farle visita perché aveva ammirato le sue opere a Genova e aveva molto sentito parlare di lei, lascerà questo insegnamento: la luce deve piovere dall'alto in modo tale da non mettere in risalto il realismo del viso, per la qualità del volto. Pittore de natura la chiamerà Van Dyck, che scriverà di aver imparato più da questa anziana signora ultra novantenne quasi cieca che da altri artisti. Le cose puntano alla loro qualificazione. La luce non mette in risalto le rughe, nemmeno le ombre. Non è inquisitoria la luce, è indispensabile per la qualificazione delle cose e per la loro valorizzazione. Nessuna indecisione fino alla qualità del volto, fino alla restituzione dell'incontro. Nelle opere di Sofonisba la mano sospende la rappresentabilità del ritratto, senza con questo precluderne la sovranità, e introduce l'enigma, l'idioma, il racconto fino al dettaglio. L'approccio non è mai psicologistico, ed ecco le dita a volare sui tasti in Lucia la Spinetta, le mani intrecciate ai pennelli in Autoritratto al Cavalletto, la mano che regge il medaglione con il ritratto di Filippo II nel ritratto di Isabella di Valois, il gesto di infilarsi il guanto nel ritratto di Alessandro Farnese, opera che si distingue anche per la ricchezza della trama del broccato di seta del mantello, e ancora la mano che gioca con la collana nel ritratto di Bianca Ponzoni, la madre, e la mano delicata che regge la pelliccia nel bellissimo Dama dell'Ermellino,
che non cessa di sorprendere per la sua modernità. Con la controriforma, la moralizzazione della mano si accompagna alla negazione della donna e la novella diventa cartella clinica. Con il Rinascimento, invece, sempre secondo, la questione donna poggia sulla mano, sempre pulsionale, sempre intellettuale. Ed ecco la donna, la mano e la novella. Come si intitola il libro che sta per, diciamo, che concluderà entro un anno, che uscirà anzi nella primavera dell'anno prossimo, mi pare marzo, come si è visto per marzo l'uscita. Come si intitola? Il mito della madre e l'enigma della differenza sessuale. Esatto. Quindi allora rimaniamo con questo, questa postazione. Niente modernità senza la questione donna. Riprendiamo alle 2:30, precisi. 2:30, grazie.